ADN Kronos. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno, da Gianandrea Carreri. Oggi è martedì 27 febbraio e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Mohammed Shtea. أود أن أبلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 22/24 واليوم أتقدم بها خطيا. A parlare Mohammed Shtea, primo ministro, neo ex primo ministro dell'Autorità Nazionale Palestinese, l'ANP. In conferenza stampa Shtea ha reso noto di aver presentato le dimissioni sue e del resto del governo palestinese al presidente dell'ANP, Mahmoud Abbas, specificando di averle anticipate ad Abbas il 20 febbraio e presentate per iscritto il 26 febbraio. Shtea ha motivato le dimissioni affermando di essere stato costretto a prendere questa scelta a causa della escalation senza precedenti in Cisgiordania e a Gerusalemme, a causa della guerra, del genocidio e della fame che si soffre nella striscia di Gaza. Frasi doverose, ma è difficile interpretare l'avvio di un cambio al quasi vertice dell'ANP, a comandare davvero e da sempre il presidente, come una vibrante quanto inutile protesta. Piuttosto le dimissioni dell'intero governo non possono che essere funzionali a un cambiamento. A ridosso della vera data delle dimissioni, il 20 febbraio, dal governo di Israele era arrivato il tassativo no, l'ennesimo, a uno Stato palestinese, ribadito 3 giorni dopo dal Parlamento israeliano, con una maggioranza schiacciante, 99 deputati su 120. E l'annuncio che Israele vuole mantenere il pieno controllo della sicurezza su tutta l'area ovest del fiume Giordano, includendo quindi sia la Cisgiordania sia la striscia di Gaza. Il no allo Stato palestinese è sostanzialmente un'ovvietà. Le affermazioni sul futuro di Gaza e Cisgiordania si prestano invece all'avvio di un dialogo con l'Autorità Nazionale Palestinese e sono sicuramente un tassello importante del confronto che si dovrebbe tenere a Mosca dal 29 febbraio al 2 marzo. La Russia ha chiamato, forse sarebbe meglio dire convocato, tutte le fazioni palestinesi che in quei 3 giorni a Mosca potrebbero trovare, e sarà difficile, una linea comune. Il premier palestinese dimissionario, che resterà comunque in sella fino alla formazione del nuovo governo, ha sottolineato che la prossima fase e le sue sfide richiedono nuovi accordi governativi e politici che tengono conto della nuova realtà di Gaza e della necessità di un consenso palestinese basato sull'unità palestinese. Un nuovo governo comunque potrebbe anche essere varato a breve, a brevissimo, secondo Ashraq News, TV e portale di notizie saudita che fa riferimento al governo di Riyadh e cita fonti palestinesi. In sostanza, cosa significano le dimissioni di Shtea? Per capirlo serve ricordare che è un componente di spicco di Fatah, un fedelissimo del presidente Abbas, un sostenitore della soluzione dei due stati. Economista, con dottorato all'Università del Sussex, a Brighton, nato nel governatorato palestinese di Nablus, in Cisgiordania, il 17 gennaio del 1958, sotto il segno del Capricorno. Cattedratico e diplomatico. Ha partecipato a diverse delegazioni negoziali palestinesi, è stato ministro dei lavori pubblici e della casa e governatore palestinese della Banca Islamica. È stato eletto nel comitato centrale di Fatah nelle elezioni del 2009 e del 2016. È stato l'uomo del dialogo tra il governo palestinese in Cisgiordania ed Hamas. Un dialogo difficile, visto che Hamas non vuole assolutamente riconoscere Israele, mentre l'ANP punta sulla soluzione dei due stati. Competenza finanziaria, capacità diplomatica, rapporti consolidati con i paesi arabi, gestione delle politiche per le opere pubbliche e per l'edilizia privata, totalmente organico a Fatah. Shtea non ha l'identikit di uno sconfitto che viene accantonato, ma di un uomo destinato ad altro ruolo.
Aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.